All'inizio del Settecento, sotto l'influsso della moda e del gusto francese, compaiono a Genova nuove tipologie di ritratto dogale. Nel 1701 Yassin Rigaud ritrae il re Luigi XIV in maestà. È a partire da quella data che anche a Genova si diffonde la tipologia del ritratto in piedi, con il primo ritratto noto nel 1711, il doge Francesco Maria Imperiale, il quale si fa ritrarre con l'abito dogale, il mantello, in piedi con una mano appoggiata sul tavolino secondo il modello francese e l'altra invece alla vita. Nel 1630 a Genova scoppia il caso delle cosiddette precedenze tra il potere laico e quello religioso. Infatti la bolla di Papa Urbano VIII riconosce ai cardinali il titolo di principi della Chiesa, ponendoli in una posizione di netta superiorità rispetto sia ai nobili genovesi che al doge stesso. Infatti, secondo la scala araldica, il doge altro non era che un semplice duca. La risposta del potere laico non tarda a venire, infatti nel 1637 la Repubblica di Genova con un abile escamotage diventa un regno. Come nuovo sovrano viene eletta la Madonna, che governa in terra mediante il doge. Quindi da quel momento, anche agli occhi della Chiesa e degli altri stati, Genova non è più un semplice ducato ma un regno e Palazzo Ducale diventa da quel momento il Palazzo Reale. Le conseguenze ci furono e furono di carattere internazionale e interno. Quelle di carattere internazionale furono, vuol dire, che la Repubblica attraverso questo escamotage politico, giuridico, istituzionale riuscì a presentare all'esterno un'immagine più autorevole e più autorevolmente riconosciuta in campo internazionale. All'interno direi che la conseguenza più significativa fu quella ideologica, tutto sommato, del rinsaldarsi attorno a una nuova coscienza della dignità dello Stato, dell'intera classe di governo, nelle sue varie componenti, dei nobili di antica origine e della nobiltà più recente. I'll go walking in circles while doubting the very ground. Il 25 marzo 1637, nella cattedrale di San Lorenzo, decorata per l'occasione con fiori, vasi in argento e fini broccati, la Madonna viene incoronata regina di Genova. Unico grande assente, l'allora arcivescovo, il cardinale Stefano Durazzo, che si rifiuta di partecipare alla funzione. Raccontano i cerimoniali che il doge, seguito dal corteggio dei senatori, recatosi in Duomo, ad un certo punto della messa, offrì al cardinale Giovanni Luca Spinola, delegato dell'arcivescovo di Genova, il cardinale Stefano Durazzo, su un vassoio d'argento, due chiavi, uno scettro e una corona d'oro, una corona reale. Il cardinale la prendeva e passava quindi ad incoronare la statua della Madonna a regina di Genova. L'incoronava con la corona chiusa d'oro, vi poneva in una mano lo scettro e nell'altra due chiavi, simbolo della città di Genova. Nel 1637 il doge lascia le insegne ducali per assumere quelle reali, quindi la corona chiusa al centro con i quattro bracci e lo scettro in oro. Vengono inoltre coniate delle nuove monete con l'effigie della Madonna e il Senato dà il via ad una vera e propria campagna politica in onore della nuova regina di Genova.
L'incoronazione della Madonna, regina di Genova, nel 1637, non diede origine soltanto a una notevole serie di immagini scolpite o dipinte nelle chiese e nel contesto cittadino, ma diede origine anche a dipinti che avevano il valore di vere e proprie immagini simbolo, di veri e propri manifesti politici della città. Il dipinto che appunto alle mie spalle non è soltanto un bel quadro, opera di un grande pittore del primo Seicento genovese, Domenico Fiasella, ma fu una vera e propria immagine di propaganda voluta e pagata con soldi dello Stato a quello che in quegli anni era un vero e proprio pittore ufficiale della Repubblica. Dall'iconografia della Madonna Regina della città, inaugurata da Domenico Fiasella nel 1637, possiamo notare una serie di particolari relativi alla città di Genova sull'inizio del 1600. Innanzitutto la doppia cinta urbana. La prima, quella più piccola, che comprendeva la cosiddetta città vecchia, costruita tra il 1530 e il 1540, e quella molto più ampia, che dal Forte Sperone andava lungo Righi fino alla Lanterna e a Levante, alla Val Bisagno, costruita dopo l'invasione del duca Carlo Emanuele I di Savoia nel 1626. Nel 600, sia per disaccordi economici che politici, iniziano a indebolirsi i rapporti tra Genova e la Spagna. La Francia, interessata anche ai finanziamenti dei grandi banchieri genovesi, tenta diverse manovre di avvicinamento, ma senza successo. Tra la Francia e Genova non vi può essere amicizia, scrive nel 1673 Niccolò Imperiale, che sarebbe voler unire la calce con il legno. Con lusinghe, con pressioni, da anni la Francia ha cercato di attrarre Genova nella propria orbita. Quali i motivi di interesse? Numerosi. Colpire la Spagna, tagliando i collegamenti con il milanese, senza l'intervento dell'Inghilterra e dell'Olanda. Frenare la concorrenza di Genova con Marsiglia e nel Levante, e assicurarsi il controllo del Mediterraneo. Inutilmente la Francia prova con le lusinghe e con le pressioni, ricorrerà alle minacce e infine al gesto di forza. 17 maggio 1684. La flotta francese con oltre 140 navi raggiunge la costa antistante Genova e bombarda la città per ben 11 giorni. La Repubblica scelse di subire il bombardamento senza reagire, declinando anche l'offerta di un gruppo di mercanti inglesi di noleggiare la loro nave. Le parti della città particolarmente colpite furono quelle della collina di Castello e della zona attorno a Banchi, su sino al Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale venne gravemente danneggiato, parecchi palazzi patrizi furono semidistrutti. Questo diede il via nel ventennio successivo ad una ondata di ristrutturazioni e di ricostruzioni che impegnò maestranze e architetti genovesi.